Mozzagrogna è il simbolo di un passato signorile, quando famiglie importanti guardavano colline e campagne, ribadendo il proprio ruolo da signori da rispettare tra mezzadri e terre fruttuose nella fatica del mondo contadino. E svetta imponente sulla vallata del Sangro Palazzo Marcantonio, progettato dal famoso architetto Gino Coppedè tra la fine dell'Ottocento e l'inizio del Novecento, a pochi passi da Piazza San Rocco, una struttura imponente in stile Liberty, dai tipici tratti delle realizzazioni di Coppedè. Tra elementi neoromanici, manieristi, decorazioni floreali, una visione d'insieme poderosa, mentre all'interno il progetto non è mai stato completato, nonostante alcuni lavori di manutenzione tra gli anni 70 ed 80. E da anni la famiglia Marcantonio concede all'amministrazione comunale di Mozzagrogna l'utilizzo dello splendido giardino in estate per eventi e concerti, mentre l'obiettivo del sindaco Tommaso Schips è quello di acquistare il sito così da renderlo al servizio della collettività, necessario ovviamente l'intervento della Regione Abruzzo. Sto cercando, diciamo, anche di acquisire, non come comune, ma tramite la Regione o il Ministero dei Beni Culturali, acquisirlo, diciamo, come struttura che diventi, diciamo, comune, che diventi comunale. Speriamo di riuscirci, sicuramente sarebbe un evento, cioè un qualcosa di grandioso. Palazzo Marcantonio, la sua idea, quale potrebbe essere? Acquisirlo per poi farci che? Beh, innanzitutto acquisirlo e acquisire il palazzo significa poter, come ente pubblico, poter accedere a dei fondi per poi ristrutturarlo, perché chiaramente, diciamo, quando una struttura di questo genere viene acquisita dal pubblico, può accedere a determinati fondi. Il privato non è possibile. Ristrutturare questo palazzo, insomma, servono svariate migliaia di E milioni di euro milioni, forse. milioni, milioni di euro, sì. E per farci che, casomai Ma un... questo sarebbe da decidere, cioè qui si potrebbe fare tutto, diciamo, perché l'interno non è mai stato abitato, quindi l'interno è tutto da rifare, quindi si può pensare, diciamo, qualsiasi cosa, insomma, biblioteca. Si potrebbe anche pensare, diciamo, di portarci il comune pure, voglio dire. Quindi, insomma, si presta, diciamo, è una dimora che si presta a tutto.